Nonostante il continuo taglio delle risorse messo in atto a livello governativo a discapito delle forze dell'ordine, la sicurezza, anche se a fatica, viene ancora garantita grazie anche alla presenza di speciali reparti. A Bolzano, ad esempio, troviamo il terzo nucleo elicotteri dei carabinieri di stanza all'aeroporto, un particolare servizio aereo che attraverso una sobria ma sentita cerimonia ha festeggiato 50 anni d'attività. Un'occasione per tracciare un bilancio di quanto fatto, ma anche per vedere da vicino l'Augusta B412, un elicottero di recente acquisizione dotato di visore notturno. E proprio in merito ai voli notturni militari, il comandante del terzo nucleo elicotteri ha voluto fare alcune precisazioni. La capacità di intervento delle nostre macchine è sicuramente ogni tempo, questa è la peculiarità. Noi riusciamo a volare di notte, di giorno, abbiamo dei tempi di intervento molto molto ristretti. Anche in un momento di difficoltà economiche come queste riusciamo a stringerci e a portare avanti qualsiasi tipo di missione. Quindi anche quando si vola di notte o comunque nelle giornate festive, dove può sembrare che diamo un fastidio, dietro c'è sempre un profilo operativo, un'indagine o un servizio per il cittadino. Quindi questo è un messaggio che spero possa arrivare a tutti, che ci possano perdonare se qualche volta per rumore o magari per difficoltà organizzative magari interveniamo in fasce orarie non proprio ordinarie. Non solo voli notturni d'addestramento, ma anche d'aiuto. Siamo stati chiamati dalla prefettura di Trento per il trasporto di un cuore. C'è stato un espianto in nottata e c'era la possibilità di poter salvare una vita umana. Siamo decollati verso le 2 di notte, abbiamo imbarcato un'equipe medica all'ospedale di Trento, abbiamo portato l'organo a Padova, appunto in aeroporto militare, e aver consentito in poche ore poi la conclusione dell'operazione di trapianto. Nel corso della cerimonia è stato presentato anche il calendario 2015 dell'Arma dei Carabinieri, ma c'è stata l'occasione di venire a conoscenza di alcuni aneddoti che hanno caratterizzato l'attività del terzo nucleo elicotteri, come quello raccontato dall'ex pilota Giuseppe Panarese, uno dei primi ad operare a Bolzano. Torniamo da Cavalese. A un certo punto l'elicottero si spegne in volo. Eravamo alti sui 2500 piedi circa sopra l'Aives. Si spegne l'elicottero, Davare mi guarda, fa: che facciamo? Dico: proviamo a rimetterlo in moto.